Otta continua, ci prova subito la parata di Canalis, la palla non ha varcato la linea, qui invece sì, è l'1-0 per Lotta continua. Match spettacolare, match di fine stagione, le squadre non hanno ormai nulla da chiedere, allora Canalis perviene al pareggio con questa conclusione ravvicinata ma da posizione molto angolata. Qui c'è la parata di Canalis, qui invece no perché è gol, non si vede benissimo ma la palla è entrata 2-1. Arriva anche il 3-1 di lotta continua. Nel finale, Canalis accorcia. Passa partita senza storie. Tarallo è già in vantaggio dopo meno di un minuto. 1-0. Qui il palo a fermarlo. Arriva però il raddoppio. Crazy Lift non riesce a porre resistenza all'inizio. Inizierà però a giocare bene dalla seconda metà del primo tempo in avanti. Qui il palo, sempre la traversa a fermare Tarallo. Qui la bella parata di Crazy Lift. Questo è un gol pazzesco, il gol del 3-0, perché sembra non esserci spazio, lo rivediamo. Invece Tarallo indovina una conclusione fulminea per il 3-0. A porta sguarnita per l'eroe, il portierino sbaglia. Il 4-0 però è solo questione di tempo con questo 1-2 micidiale. Crazy Lift ha delle buone occasioni. Qui il palo a fermarlo. Si gira, si volta, colpisce addosso al portiere, che ha un buon guizzo comunque. Poi arriva il gol importante, in pochi hanno segnato Real Tarallo. Crazy Lift ottiene questa soddisfazione. Poi però dovrà subire altre due reti nella finale di partita. Non questa perché la palla esce, ma è questo il gol del 6-1. Una bella partita tra Cane Macchina e Novegolo. La parata di Cane Macchina subito a scaldare i guantoni. Novegolo insiste, non inquadra la porta. Questa grande chance con la botta terrificante di Cane Macchina, che poi ha un guizzo col portiere. Bravissimo Novegolo, qui 1-2, sfiora il gol con questa azione al volo. Gol che arriva, non fa in tempo a prendere il portiere distratto Cane Macchina. Poi pareggia, inizio ripresa con questa bella azione e il bel tiro. Alle occasioni migliori nel secondo tempo Cane Macchina non riesce però qui il palo a segnare, qui trova la risposta di Novegolo. Qui la punizione tira una fetecchia proprio all'ultimo, poteva essere il gol della vittoria. Chiude l'ultima azione, ce l'ha Novegolo. È fine stagione, si vede tra Bolis e Lokomotiv che non giocano propriamente una partita stupenda, ma in vantaggio Lokomotiv, la porta viene di Velta, ma è nettamente gol, sarebbe stato comunque. Atletico Bolis riesce a reagire, a incunearsi in area e a segnare il gol del pareggio. Finirà 1-1, una partita senza molti sussulti, poche anche le occasioni davvero nitide. Ci prova qui Bolis due volte, chiude in avanti il Lokomotiv 1-1. Sleepy United conferma il buon finale di stagione dopo aver sofferto un po' all'inizio, abbiamo visto l'azione di Doping, va in vantaggio con una botta terrificante, migliorato tantissimo al tiro, così come Doping che colpisce la traversa. Qui cerca il gol beffardo Sleepy United, non riesce, arriverà però poco dopo il gol del raddoppio. 2-0, lo rivediamo. Palla nettamente dentro, poi fuoriesce. Doping ha una bella occasione e infatti perviene al gol del 2-1. Ci crede, qui però Sleepy United che ha ancora delle occasioni, non riesce a segnare. Doping potrebbe fare 2-2 e invece finisce 3-1 col gol all'ultimo di Sleepy.